Ora vi faccio vedere una situazione tipica di una stalla dove non c'è un ottimo housing di cuccetta e dove la ventilazione non è corretta. Allora, su questa parete vedete degli estrattori d'aria. Questi erano tipici delle stalle a stabulazione fissa, come era questa anni fa, e rimuove, diciamo, umidità ambientale. In più, su questa, in questa azienda, il gruppo di latte in lattazione ha una sola mangiatoia con due ventilatori ad asse orizzontale, e andiamo a vedere l'effetto che si ha sugli animali. In più, e ora mi sposto nell'area a cuccette, vi faccio vedere la presenza di ventilatori ad asse verticale o cosiddetti elicotteri. Da questa visione di insieme vedete come nel gruppo delle 100 vacche in lattazione ci sono soltanto due elicotteri, penso di circa 5 metri di diametro. Manca l'acqua sulla mangiatoia. Adesso andiamo a vedere come sono distribuiti gli animali in cuccetta. Le bovine disertano completamente le cuccette di questa fila verso ovest, si ammucchiano tutte in piedi direttamente sotto la pala, e questo non è buono per la salute podale, e solo alcune, diciamo, sono coricate, fra l'altro neanche bene a livello di cuccetta. Quindi questo ci deve far pensare, ad esempio, che l'antifuga anteriore di questa cuccetta crea scomodità alla bovina, la bovina si corica a mezza via. Non solo, questa cuccetta è disertata, nonostante appunto che questa bovina abbia il posto di poter scegliere se coricarsi o in queste cuccette o in quella cuccetta, lei sceglie di stare vicino alla ventilazione della pala. E questa è una bovina che si sta prestando al parto nel gruppo asciutta. Quindi la situazione delle vacche in piedi sotto ventilatore è piuttosto evidente. Ora vi faccio vedere invece quella che è la distribuzione nell'altro gruppo in mungitura, che ripercorre completamente la stessa situazione precedente, cioè elicottero, tutte le vacche in piedi sotto l'elicottero e cuccette disertate in questo lato e molto vicino al muretto qua, da questa parte. Ora andiamo a vedere là in fondo, nella corsia di alimentazione, qual è la situazione delle vacche. Nel frattempo vi voglio far notare che c'è una bovina, questa nel passaggio che vedete qua, che sta presidiando l'abbeveratoio, quindi tutti i sintomi di estremo stress da caldo. La situazione nella corsia di alimentazione è la seguente: bovine coricate appunto in mezzo alle feci e nel passaggio, vedete, più di una, due, tre, quattro là in fondo, quindi vuol dire che non c'è un'adeguata housing della cuccetta. Andiamo a vedere ora là in fondo. La situazione peggiora in quest'area della stalla proprio sotto il ventilatore, e vedete come questa si è appena alzata, ha completamente la mammella sporca di feci, quindi questo non favorirà assolutamente altro che l'insorgenza di mastiti, e queste altre appunto sono coricate nelle feci e rischiano anche un po' di scivolare mentre si alzano rispetto alla levata in cuccetta. L'altra bovina che vi ho fatto vedere prima è quella là che sta presidiando l'abbeveratoio.